Facciamo un passo indietro nel tempo. Arriviamo ai primi anni 60, quando nasce tutto il calcio minuto per minuto, che poi diventerà la trasmissione che ha coccolato noi adolescenti e che ci ha fatto avvicinare al mondo del calcio. Una delle voci storiche di tutto il calcio minuto per minuto è Enzo Foglianese, che abbiamo adesso al nostro telefono. Buonasera Enzo. Buonasera, chi sei? Sono Gino, eccomi qua. Buonasera. Quanti anni hai, Gino? È 50. Quando mi dici che tutto il calcio è nato negli anni 60, 70? 60 ho detto, 60. 10 gennaio 1960. Meno male, ho sbagliato io. Non si capiva la S dall'altra consonante. Dimmi allora. Senti Enzo, volevo sapere come è cambiato il calcio da quando tu lo raccontavi ad oggi. Beh, sarebbe un discorso abbastanza lungo, però cerchiamo di farlo stringendo al massimo. D'altra parte, tu sai rispondere meglio di me alla domanda che mi fai. Tu lo sai bene che cosa è accaduto sui campi italiani, soprattutto in Serie A, ma anche in Serie B, un campionato ormai esterificato, scusa, prendo a prestito dalla chimica organica una parola strana, è stato esterificato più della A, la Serie B, lo sapete? Certo. Che cosa è accaduto dopo la totale apertura delle frontiere calcistiche tra gli Stati europei e sebbene parzialmente estesa al resto del mondo? Sono accadute delle liberalizzazioni, ma questo non so se può essere un motivo capace di provocare certi effetti. Ma può essere uno dei motivi che ha portato l'Italia a non arrivare ai mondiali? Ci arriveremo nel ragionamento che di solito faccio io su questa materia. Partiamo da un dato preciso. Che cosa si poteva trovare di buono per la nazionale italiana? Cosa si poteva trovare di buono nell'Inter che anni fa ha vinto in una stessa stagione campionato, Coppa Italia e Coppa dei Campioni, schierando l'italiana Inter 11 stranieri? Che cosa ci si poteva aspettare? Nulla. Sto parlando dell'Inter, citata come esempio di grande società, ma esempio il più vistoso. È una stranezza assoluta. Poteva essere la legge Bormann, per quello dobbiamo dare colpa sulla libera circolazione della manodopera in Europa, nella Europa Unita? Non lo so. Può darsi che nessuno ricordi che l'Inter, che vinse il cosiddetto triplete, era formata di giocatori in prevalenza extraeuropei. Ma comunque, passiamo avanti, non facciamo i furbi, e comunque non sto scoprendo l'America. Fra le altre ragioni c'è anche la storia dei diritti televisivi, da un certo momento in poi garantiti a società sempre in Serie A, d'accordo, ma di modesto portafoglio, che con quel finanziamento, invece di destinarlo ai vivai, almeno in parte intascando il resto, comprano a costi accessibili giocatori stranieri non più giovanissimi e in quanto tali esperti, cosicché non sono da valorizzare per rivenderli, e ciò facendo ci si può permettere di chiudere o socchiudere l'attività giovanile. Hai capito come sto girando? Certo, è il serbatoio dell'attività giovanile, è di primaria importanza. Tra l'altro voglio dire che per esempio in Serie C, dove il Matera adesso è stato penalizzato di 10 punti, il Biceglie quest'anno ha tirato fuori un grandissimo difensore che ricorda in un certo senso Barzagli, e che è Fabio Delvino. Sì. Questo è un esempio. Capito? È un po' questa la chiave del problema, è un po' questa. Si possono aggiungere tante altre cose. Per esempio, la Spagna, il movimento giovanile, lo cura moltissimo. E questo spiega perché, ma lo so, hai notato, per esempio, l'altra sera, che nella Spagna che ha giocato, nel Real che ha giocato contro la Juventus, affiorano proprio degli sconosciuti che invece sono già importanti come giocatori. Degli sconosciuti, ma chi li conosce? Dove li prendono? Dove li prendono? È una tanti domanda giovani importante. Giocatori all'altezza del Real Madrid non li prendono da nessuna parte.
li producono, bravo, li producono, bravo, perché i soldi, se ci sono, per le società da assistere con un contributo federale, non toglie questi soldi ai vivai, non li toglie. I vivai servivano in Italia, li hanno maciullati, non si sa quanti ce ne stanno e come sono messi in funzionamento, e questa è la condizione principale per la quale io sono convinto che la nazionale ne ha sofferto. Quindi la nazionale quest'anno, lo ricordiamo, non sarà ai mondiali di calcio. Tu come li vedrai i mondiali di calcio quest'anno? Guarda, io non so se mi interesserò molto al mondiale di calcio, perché io, se non c'è l'Italia, tutto sommato non mi sento per niente stimolato. Perdonami, non so se sono una mosca bianca in questo senso, ma ce ne saranno invece molti. Perché se, non c'è l'Italia. Certo, non c'è l'Italia, e non vedo quale motivo potrei avere per dare, non so, il mio tempo a vedere una partita di quelle. Senti, scusa, parlando di tecnologia, tu sei favorevole o non favorevole al VAR? Perché per me il VAR è maschile. È maschile, siamo d'accordo perfettamente. Puoi anche spiegare perché, ma comunque. Allora, Visual Assistant Referee. Per non essere dogmatici, cioè per non dire una cosa che gli altri se la devono prendere senza discutere. O darsi che a uno serva spiegare. L'hai detto e quello l'ho sentito. Quindi sei favorevole al VAR? Prima non ero a cose di questo genere. Quando si parlava di moviola generica, io ero contrario alla moviola, perché mi veniva da ridere al fatto: fermi tutti, dobbiamo andare a fermare alla moviola. Non immaginavo che la moviola potesse essere, sto parlando di decenni fa, ero contrario, non immaginavo che la moviola, come accade adesso, sta a 10 metri dal gioco, quindi diventa tutto più pratico. Ma soprattutto sono favorevole, sono diventato favorevole perché non se ne può più. Io speravo che il calcio, in quanto gioco, dovesse anche essere caratterizzato dalla possibilità dell'errore umano, che è una cosa che dà umanità, e che è di vitale importanza. È naturale, capito? No, adesso per storie di soldi che non so, un autorete o un gol in meno, un gol in più, sposta miliardi, come li ha spostati a Madrid, come dire, dando il rigore. Sento profumo di juventinismo in un certo senso. Non è quello. Guarda, io posso anche essere in odore di juventinismo, ma io non sono, come si dice, tifoso in senso negativo. Io non sono tifoso in senso negativo. Mi spiego. Sto dicendo che il calcio, una semplice, una qualunque cosa, un gol in più, un gol in meno, sposta miliardi da una società all'altra, e per questo fatto accade quello che accade. Quindi tu sei favorevole al VAR? Insomma, si capisce che sono favorevole ormai, solamente che non lo stiamo molto rispettando, perché certo, il VAR è davvero l'ultima parola indiscutibile, e invece ci stiamo avviando sulla china della discussione anche sul VAR. Senti, ma fermo restando che la tua voce rimane bellissima anche adesso. Che non dire fesserie, perché la mia voce non è più quella di un tempo. Che differenza c'è tra raccontare una partita alla radio e raccontarla alla TV? Dunque, alla radio la racconti, alla TV no. Nel senso, se vuoi proprio giusto tagliare il capello in due, cioè voglio dire, il radiocronista racconta la partita, cioè trasforma, vedendole, trasforma le immagini in parole, va bene, le trasmette, e colui che sente, chissà dove sta a sentire, immediatamente, nello stesso istante, perché si tratta della velocità della luce e poi della reazione umana mentre si parla, e ritraduce, ricodifica, va bene, le parole in immagini, vede attraverso la radio la partita con gli occhi della mente.
quindi già è per persone intelligenti il calcio, per ascoltatori più intelligenti, perché sono capaci di vedere la partita, cioè se è bravo anche il radiocronista con gli occhi della partita. Ciò premesso, c'è anche la adesso c'è anche, soprattutto la televisione, la quale televisione mostra le immagini. E a questo punto, come dico io spesso, scherzando ma non tanto, il telecronista meno parla, dillo tu il resto. È meglio, è. Ah! Senti, voglio salutarti soltanto per chiederti una cosa. Ma è vero che Ameri e Ciotti facevano lite tra di loro? Anche fuori dalla conduzione della trasmissione? Senti, c'era no, rivalità come Bartali e Coppi? No, vabbè, ma sono quelle cose che i giornali, per vendere i giornali amministrativi, per vendere i giornali che producono, devono non dico inventarsi, devono qualcosa. Queste cose. Non dico che le devono inventare queste rivalità, ma fa comodo, perché la gente è un po' cretina quando compra i giornali. Conoscendo la materia di cui sono fatte le persone che leggono, non tutte sono intelligenti, queste cose funzionano. Enzo, io ti ringrazio, spero di averti nuovamente tra di noi in un altro appuntamento. Se mi chiami un'altra volta non avremo delle belle, ma non so se però ti potrò accontentare. Certo che mi potrai accontentare. Ti aspetto come ogni mattina in quel di Poggiofranco per il tuo editoriale. Mi hai spaventato perché mi aspetto ogni mattina. Ah, vabbè. Grazie, Enzo. No, non per il mio. Ma tu da dove trasmetti, scusa? Matera. Fai finta di non saperlo, Matera. E perché dovremmo vederci a Poggiofranco solo perché ci vediamo lavori? Tutti i giorni lì. Ho capito, ma non nel per il motivo che stiamo Certo. Vabbè, ti saluto, Enzo, un abbraccio. Buon lavoro, grazie, buona serata.